Ritrovati per uno spazio approfondimento di TRM H24. Parliamo di natura, di ambiente, di promozione del territorio con Basilicata da scoprire oggi a Roma per la giornata Parchi Naturali Pollino e Valdagri Lago Negrese per la riserva più grande d'Italia. Sarà presente per questa occasione il vicepresidente Franco Fiore che presenterà il polmone verde caratterizzato da un paesaggio assai vario e suggestivo da tante biodiversità, da comunità con tradizioni e culture diverse, da presenze artistiche antiche e contemporanee. Ne parliamo insieme a Filippo Martino dell'Associazione dei Lucani a Roma, che in qualche modo sarà coinvolto, è coinvolto nell'evento che si tiene oggi a Roma e che presenterà, come detto, questo parco naturale lucano, che è già in collegamento telefonico con noi. E saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito Filippo Martino dell'Associazione dei Lucani a Roma. Buongiorno Martino. Buongiorno a voi, buongiorno Francesco. Insomma, una bella iniziativa questa che vede protagonista la Basilicata col suo parco naturale, uno dei parchi naturali lucani. Come si svolgerà questo evento? Parlaci un po' di questa giornata Sì, importante. noi abbiamo cominciato un percorso di conoscenza per colmare l'ignoranza che noi espatriati purtroppo spesso coltiviamo sulla Basilicata. L'abbiamo cominciato qualche tempo fa, partendo dalla Valle del Noce, e adesso ci stiamo partendo proprio dalla Valle del Noce, quindi stiamo parlando di Matera, Rivello, Nemole, eccetera, lo stesso Lago Negro, e ci stiamo spostando poi verso le altre zone. Naturalmente la zona contigua più affascinosa e più rilevante è il Pollino, quindi abbiamo incluso questo, però noi parleremo stasera anche con Domenico Todoro, il presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Valdagri, come dicevi in apertura, e quindi parleremo anche del secondo grande parco nazionale della Basilicata, perché un'altra cosa che abbiamo appreso preparando queste cose, che sono due parchi nazionali, oltre a quelli regionali. Insomma, il percorso di colmare diciamo, la nostra ignoranza è abbastanza lungo e ci stiamo impegnando seriamente per colmarlo. Questo è il primo scopo dell'iniziativa. Certo, come si svolgerà la giornata? So che ci sarà anche la presentazione di un video. Sì, la cosa più efficace, che specialmente se parliamo di parco, ma anche certe volte di altri soggetti, che piuttosto che descriverla a parole, facciamolo descrivere per immagini. Quindi in entrambi i casi, proprio addirittura a precedere le parole, noi avremo la presentazione di brevi brani filmati sia sul parco del Pollino che sul parco Lagronegrese Valdagri. E forse l'unica testimonianza che non sarà, diciamo, accompagnata da video, quella del senatore Coviello, sarà invece in voce brevemente, perché il senatore Coviello è stato la persona che è stato il relatore del progetto cioè il presentatore del progetto di legge sul secondo parco, quello dell'Appennino Lucano-Lagonegrese, che poi è il parco che presenta poi maggiori, è più giovane, presenta maggiori complessità, perché guardando la carta geografica si svolge a cavallo addirittura di tre fiumi, cioè dire il Noce, il Sinni e poi l'Agri, dove io sono nato, e soprattutto è il parco che lambisce, lambisce le zone di estrazione petrolifera, quindi ha dei problemi di compatibilità Certo. ambientale che noi non toccheremo in questa fase, perché abbiamo a settembre, fine settembre, un altro appuntamento proprio sull'Alta Valdagri e nel rapporto di compatibilità tra estrazione e sfruttamento energetico, cioè e natura. Certo, è importante insomma anche saper contemperare e mettere insieme le esigenze dell'industria con quelle Sì. chiaramente della natura e che sono collegate all'ambiente e che sono collegate a un'altra industria importante che è quella del turismo. Quindi si cerca e si deve cercare di fare questo nel migliore dei modi possibili e immagino che anche il senatore Coviello, che è promotore della legge istitutiva del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Valdagri Lagonegrese, parlerà anche di questo.
Sì, ripeto, il tempo questa volta in un certo senso per fortuna, in modo che ci potremo questa volta concentrare sugli aspetti di natura che poi sono anche funzionali a un aspetto, all'aspetto diciamo, della visitabilità e dell'incoraggiamento a visitare queste cose. Il problema della compatibilità ambientale, almeno per quanto riguarda la parte di Valdagri, lo affronteremo in modo più organico nell'ambito di dell'appuntamento che faremo a fine settembre, perché altrimenti alcuni rischiamo di fare confusione su questo aspetto. Secondo me conviene veramente fare dei discorsi molto accorti e molto maturi, insomma, e allora le cose le discuteremo tra l'altro in rapporto anche al tempo che avremo a disposizione, che non è un tempo infinito, quindi cercheremo proprio di affrontare questi aspetti proprio di conoscenza, perché c'è tanto da conoscere, per poter poi, se mi consente, Francesco, di aggiungere un'altra cosa, cioè noi cerchiamo di conoscere noi gli associati, ma la cosa più importante è che poi noi questa conoscenza, grazie anche al vostro sforzo, ma anche a quello che faremo noi attraverso il portale, su YouTube, eccetera, rimbaseremo l'esito della presentazione di questa sera sul pubblico più vasto che ci segue, perché è come se avessimo in associazione a Viarizza una specie di studio che ascolta e si informa, però poi in realtà molte delle cose che noi facciamo sono anche fatte per un pubblico più vasto, non fisicamente presente, pur esso bisognoso come noi di conoscere queste cose. Quindi oltre al primo obiettivo della conoscenza degli associati c'è questo secondo obiettivo della divulgazione che noi stiamo perseguendo anche senza averne diciamo l'incarico ufficiale, quindi è un fatto volontario che facciamo con molto piacere. Certo, io sto guardando anche il vostro sito internet, Associazione dei Lucani a Roma, Circolo Giustino Fortunato, credo sia questo proprio sito di riferimento, e c'è anche poi la segnalazione dell'evento che noi in qualche modo stiamo promuovendo anche grazie a questa telefonata che sta intercorrendo tra TRMH24 e lei. Vedo proprio la data d'inizio che è ovviamente 19 aprile, più che altro mi soffermavo sull'orario che è quello delle 19:30, quindi per chiunque insomma ci stesse ascoltando in qualche modo anche in streaming, perché no, da Roma, può insomma prendere nota del fatto che questo appuntamento è alle 19:30 in via Nizza, per la precisione, giusto? Sì, esattamente, sì. Presso l'ufficio di rappresentanza della regione Basilicata, dove noi operiamo. E l'altro obiettivo di queste nostre iniziative, oltre alla conoscenza, alla divulgazione, è poi cercare anche di dare un sostegno materiale per quale è possibile, cioè proprio se vuole anche vilmente in soldi, ma in un certo senso soprattutto in cercare di propagandare. E intanto facciamo anche questa sera, come in qualche altra occasione, una esposizione dei prodotti dell'area, in particolare dell'area del Pollino questa sera, in modo che le persone possano, quando hanno l'opportunità di poter fare acquisti a Roma e in alcuni posti, hanno la possibilità anche diciamo di non trascurare che magari ci sono delle produzioni IGP come la melanzana di Rotonda, che certo, al di fuori poi certe volte di coloro i quali sono nella zona non viene conosciuto, quindi anche cerchiamo di dare per quello che noi possiamo, perché insomma siamo piccoli eccetera, un sostegno concreto a quelle persone che lavorano in Basilicata e che noi guardiamo con molto rispetto. Insomma, un altro settore in cui cerchiamo di dare una mano è quello della produzione dal basso nel cinema. Ecco Martino, lei che ha l'opportunità insomma di vivere a Roma e di vedere la Basilicata da un'altra prospettiva, ossia quella di un lucano che comunque è affezionato per un fatto di sangue, appartenenza al territorio, ma la può guardare insomma da fuori. Che sensazione si ha, che percezione si ha della regione Basilicata, di crescita rispetto a quando lei è andato via? C'è un percorso che si percepisce anche da fuori regione rispetto alla Basilicata? Sì, diciamo al netto del fenomeno dello spopolamento, perché io sono di un piccolo paese dove vado abbastanza frequentemente, che colpisce molti paesi della Puglia, ma
ma non solo da Lucano, ma di tutta l'Italia, insomma, sono appassionato lettore di Rumiz che fa queste osservazioni da Savona fino a Reggio Calabria, insomma. Quindi è un fenomeno comune questo spopolamento, e che è un fenomeno molto grave, eccetera. Però poi quando penso a molte attività di sviluppo che erano inedite ai tempi in cui io ho studiato e poi ho dovuto a mia volta emigrare per cercare lavoro, eccetera, trovo una Basilicata da questo punto di vista molto diversa, ma non solamente da come la ricordo io. Io dico che in certa misura è diversa rispetto all'idea di Sud in generale, cioè adesso forse la sparo molto grossa, però devo dire che concordo con chi insomma dice che noi possiamo anche dare un'idea di Sud di tipo diverso. Sicuramente più, è cresciuta la capacità di promuoversi, sicuramente. Questo sì, cioè, devo dire che ci sono alcune iniziative, adesso abbiamo avuto qui questo dicembre e questo Natale spettacolare per quanto riguarda il discorso di aver donato il presepe, quindi di Artese al Vaticano, la mostra nel braccio di San Carlo, che noi naturalmente abbiamo appoggiato come associazione, ma insomma il merito va tutto a chi l'ha pensata, a chi l'ha decisa, cioè la PT in questo caso. Però noi con quello che è stato possibile l'abbiamo divulgato, e per esempio è stato veramente un colpo notevole. E poi l'altra cosa, della Basilicata, che ancora non è stato approfondito come dovrà, ed è il problema dell'energia, cioè chiaro, questo ragionamento che certe volte viene fuori soltanto con la battuta del Texas d'Italia, però è una cosa, nasconde un problema molto serio al suo interno, cioè a dire di come si sfrutta l'energia, perché non la si può sfruttare, può non sfruttare. Non la ha mia creato idea, quelle ricadute occupazionali probabilmente che molti si aspettavano. Sì, so Francesco, però non c'è un'unica cosa, che io sono studioso di problemi del petrolio, nel senso che ho due tesi di laurea, cioè ho la tesi di laurea e quella di master sul petrolio. Non ho mai lavorato in aziende petrolifere, però sono esperto, sono andato in Norvegia a fare uno studio comparativo per conto mio lo scorso anno. È una cosa molto seria, quel discorso delle cadute, è un'industria strutturalmente che impiega poco, questo per dirla in maniera molto banale, dappertutto nella terra, insomma. Quindi il problema è diverso, cioè di come si utilizzano le risorse che si hanno, e certo, soprattutto come si estrae. Il problema della compatibilità è molto forte, e qui ci sono molti spazi di approfondimento. Io ne parlerò tra l'altro in modo privato stasera anche con il presidente del parco, in particolare con l'ingegner Todaro, che ha letto i miei rapporti sulla Norvegia, e lo vorremmo un pochettino approfondire. Insomma, questo aspetto della Basilicata produttrice di energia non la possiamo lasciare solamente in mano al sì e no nei confronti di questa materia, ed è, con l'aiuto anche dei media, cioè vostri, quella di fare una crescita. E ecco, qui, secondo me, se mi consente poi veramente la battuta, c'è veramente uno spazio ancora enorme, perché la Basilicata dovrà prendere atto che in un paese che ha fame di energia come l'Italia, noi dipendiamo per il 93% dall'estero, Il problema, la Basilicata non può ignorare di essere comunque detentore di una cosa sulla quale deve riflettere, d'accordo, ma bisognerà pure poi concretamente tirarla fuori. Ecco, questa finirà poi per questo approfondimento, la coinvolgerà e la porrà, secondo me, al centro dell'attenzione nazionale più di quanto non lo sia attualmente. Io per adesso la ringrazio, Filippo Martino, per quello che ci ha detto. Vedo insomma che è anche molto preparato sull'argomento industria petrolifera, così come ha molta voglia insomma di conoscere sì, tutte le bellezze dei due parchi, certo. Pollino e dell'Appennino Lucano Valdaghi Lagonegrese, che si collegano purtroppo a questo argomento perché sono molto vicini alle estrazioni, quindi tutti i temi che potremo sviluppare anche in future chiacchierate. Per adesso la ringrazio, buona giornata. Grazie. Buon lavoro e buon evento questa sera. Grazie. Un evento alla scoperta dei parchi naturali Pollino e Valdagri Lagonegrese della Basilicata. Grazie ancora. Buon lavoro e buon giorno a tutti gli ascoltatori. Bene, lo spazio finisce qua, lì nella regia.